C'è un'altra versione che sulla questione del borsacchio, sulla riperimetrazione che è stata decisa in Consiglio regionale ed è quella dell'Associazione degli Agricoltori. Lei è il Presidente. Allora, io sono Nino Tulli, sono un imprenditore del settore, è da tanto che stiamo praticamente qua combattendo, non è solo adesso. Tenete presente che 20 anni fa, quando è stata istituita, nessuno che ha detto niente, è stata fatta, tra virgolette, boh, permettetemi il termine, la chetichella. Il concetto che cos'è? Che praticamente oggi come oggi ci siamo trovati bloccati per le attività agricole, perché noi non siamo contro le riserve, perché le riserve ben venga, che sia il mare che praticamente dove c'è questo benedetto fratino. Ma mi potete dire che cosa c'entra la riserva con la Nazionale Adriatica, con l'alta velocità o con questa collina che praticamente noi riusciamo a malapena a lavorare? Che c'entra questo? Quali sono state le vostre difficoltà in questi 15 anni? Che siamo stati, tra virgolette, vincolati per non essere più imprenditori. Io sono proprietario di quella collina, volevo svilupparci un giardino per poter dare lustro al turismo praticamente locale e rosetano. Non mi è stato tutto vietato. Questo per che cosa? Ma per comprare i terreni io ho fatto un mutuo, ho fatto dei sacrifici. E uno perché deve essere vincolato in questo modo? Quindi per voi, dal vostro punto di vista, questa riperimetrazione è la svolta? L'abbiamo chiesto noi, non è, ribadisco, noi non abbiamo chiesto l'annullamento, perché noi siamo con la natura, siamo con la riserva, ma deve essere fatto nella riserva. Ma sai quanto, sai che significa 1100 ettari di riserva? La riserva si può fare una pedemontana, sotto il Gran Sasso, sotto la Maiella, ma lo fate qua, è nella Nazionale Adriatica la riserva. Su, dai, mi sembra una cosa praticamente un po' esagerata. Noi abbiamo solo chiesto la riperimetrazione, giusto, che significa? Si fa la riserva dove è riserva e lasciateci fare quello che dobbiamo fare, nient'altro. Come, se le cose rimarranno così, come immaginate questa collina nei prossimi anni? Sicuramente lo immaginiamo con uno sviluppo agroturistico che potrebbe dare apparentemente un po' più lustro e vantaggio a tutta la comunità, anche perché essendoci la riserva al mare potrebbe valorizzarla ancora di più. E a chi ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale per bloccare questo provvedimento in Consiglio regionale, che si sente di dire? Mi sento di dire che i soldi che lo investissero in un altro modo, solo questo qua. Lei è una parte lesa, almeno si definisce così, perché guardando la collina lì c'è una struttura di sua proprietà e ha avuto dei problemi, dei danneggiamenti in questi anni. Buongiorno, del Sordo Ercole, faccio impresa agricola qui in questa zona e sono parte del direttivo dell'associazione in causa, che viene tirata in causa per la riperimetrazione di questa zona parco. Sì, come ha già detto lei, io sono... ho avuto disagi per il fatto dell'istituzione di questa zona parco, perché abbiamo solo no, nessun a questo no opportunità, puoi fare questo no, puoi fare l'altro no, progetti, io agricampeggio progetto bocciato, stalla progetto bocciato, fienile progetto bocciato, ristrutturazione annullata, quello annullato, quindi vendita prezzo dei nostri terreni da 3 euro è sceso a 0,80, quindi io sono una famiglia che da 4 generazioni qui, io sono la quarta che faccio impresa agricola, abbiamo avuto solo esclusivamente disagi da questa cosa, perché se la zona parco dal mio punto di vista, come le altre zone parco che sono in Italia, veniva istituita, commissariata, regolarizzata, non buttata in un cassetto da 15 anni e avere solo no, sarebbe stato un valore aggiunto per tutte le imprese agricole, ma così come è esistita questa del borsacchio, non ha senso. Non ha senso perché tu hai solo no e non hai possibilità di... Io ho avuto solo danni. Quindi voi avete fatto un sospiro di sollievo con questo provvedimento voluto da Emiliano Di Matteo e da Mauro Febbo in Consiglio regionale? Sì, chiamiamolo sospiro di sollievo perché lo è. Perché possiamo, come ha detto il Presidente, sviluppare dei progetti agroturistici. Qua nessuno vuole fare palazzine
o caserme. Qua vogliamo lavorare liberamente e adattarci all'agricoltura che è cambiata. Abbiamo bisogno di strutture. Vogliamo ricordare quello che accadde nel 2005 con quando fu istituita la riserva del Borsacchio. Addirittura questo distributore che sta sulla Statale 16, dove ci troviamo in questo momento, rientra all'interno della riserva del Borsacchio, così come una parte della Statale 16. Sì, questo è il distributore, uno dei più grandi della provincia di Teramo. Ce n'è un altro più avanti e in più ferrovia e Statale 16. Quindi questo è assurdo. Sì, perché tu la Statale 16, morte di cinghiali, morte di caprioli, gente che si fa pure danno avendo un incidente con un animale a 70 all'ora. Quindi non so fino a che punto ci siano appigli biologici o naturalistici per effettuare una riserva su queste colline che noi potremmo valorizzare e lavorare con un'agricoltura moderna. Non so dove si appoggiano, perché la riserva facciamola, come ha detto il Presidente, di qua, dove c'è il Fratino, dove ci sono piante marine da preservare. Verso il mare. Ed è bellissimo. Chi più di un contadino è favorevole a tenere la terra come deve essere? Come avete vissuto in questi anni con un'associazione che è molto presente sul territorio, l'associazione del Borsacchio, appunto, guidata da Borgatti? Lui si è particolarmente battuto in questi anni per questa tutela della riserva. Allora, io personalmente l'ho vissuta, ma io non ho nulla contro di lui personalmente, però protegge e valorizza delle cose che non hanno modo di esistere, perché io per esempio, avendo potato drasticamente dopo aver ripreso un terreno che era 52 anni dove non venivano più potati gli ulivi, ho dovuto fare una potatura estrema perché la pianta era rovinata, era tarlata, quindi ho dovuto ritrovare la parte viva. E adesso sono ripartiti tutti e invece mi hanno fatto 1.200 euro di multa a pianta, ho dovuto fare un ricorso, ho dovuto sostenere delle spese e invece gli ulivi sono tutti nuovi e giovani. Ecco quello che stanno proteggendo. Quindi io penso che dopo la quarta generazione che faccio impresa agricola abbia un piccolo bagaglio di esperienza. Quindi ha gli elementi per poter parlare? Penso di sì, poi se qualcuno vuole dire il contrario ben venga, però secondo me la cosa più bella che si dovrebbe fare è aiutarci, noi aiutare loro a preservare l'ambiente, ma loro devono aiutarci a poter andare avanti con le nostre imprese agricole e agroturistiche, perché l'agricoltura è cambiata, non è più seminativo solamente, l'agricoltura è anche turismo, quindi sarebbe bello lavorare insieme.